Ci siamo? Sì, bene. Allora, ripartiamo dalle start-up dopo questa parentesi. Voglio raccontarvi un attimo brevemente come un po' è nato tutto il movimento in Italia e quali sono alcuni punti di riferimento interessanti. Sollecitiamo l'attenzione, se no... Scaricatevi, è un PDF gratuito. A livello governativo le cose sono partite con il ministro Corrado Passera dello sviluppo economico, che ha lavorato con un'associazione che poi è diventata l'Associazione Italia Startup. Quindi c'è un'associazione italiana che accoglie, che si chiama Italia Startup, e hanno creato questo primo lavoro collettivo che si chiama Restart Italia, che potete scaricare, che è un rapporto del 2012, poi sono diventati, hanno fatto tutti i decreti attuativi nel 2013 e continuano a farlo. Da qui è nato tutta una definizione dell'ecosistema italiano, un bellissimo rapporto gratuito che potete scaricare appunto dalla rete, dove spiega che cos'è una startup secondo questo rapporto. Da qui è nato tutto un filone di investimento, cioè è nata una nuova tipologia di impresa che si chiama startup innovativa, forse non lo sapete, ma esiste una ISRL, cioè esiste un modo per fare un'impresa con pochissimi soldi, però non è la startup a un euro, non è l'impresa a un euro, è un'impresa che deve avere determinate caratteristiche, quindi deve avere come oggetto sociale un valore legato all'innovazione tecnologica, deve essere un'attività che non ha più di 4 anni, non deve fatturare più di 5 milioni di euro. Non deve distribuire utili, contabilità trasparente, insomma una serie di cose che poi trovate in questo rapporto. Fondamentalmente una startup è un'impresa innovativa e non è solo un'impresa tradizionale in fase di avviamento, no? Che è il termine tradizionale startup, ma un'impresa innovativa, cioè è un'impresa che ha nel suo oggetto sociale un'innovazione di prodotto, di processo, nel modo in cui eroga il proprio prodotto. Nel modo in cui costruisce e distribuisce valore, e se si rientra in questa categoria ci si può registrare un registro particolare delle imprese, il registro delle imprese innovative, e si hanno dei vantaggi fiscali diciamo, i contratti di lavoro delle persone che lavorano per la vostra impresa, sugli investitori che investono e possono detrarre una parte dell'investimento dalla propria dichiarazione dei redditi, quindi c'è una detrazione fiscale e altre, tutta una serie di agevolazioni, potete chiedere dei soldi con delle garanzie particolari, quindi potete chiedere fino a 100.000 euro a una banca per finanziare la vostra startup senza dare delle garanzie reali, cosa che generalmente un giovane con un'idea imprenditoriale ovviamente non ha. Quindi è interessante, tutto si svolge all'interno del MISE, cioè del Ministero dello Sviluppo Economico, c'è una figura che segue, Mattia Corbetta e altri, che hanno pubblicato poi delle cose esplicative, c'è anche un sito che racconta un po' anche le esperienze. Non sono tantissime ancora in Italia le start-up innovative, perché non sono tante le persone che conoscono questi strumenti, che comunque il governo ha messo a disposizione. Ricordate che il governo Renzi, comunque Renzi è stato la prima uscita, l'ha fatta in questo incubatore nel Treviso, che si chiama H Pharma. Andatevi a vedere, è un bellissimo lavoro che hanno fatto. Perché è bellissimo? Perché in un territorio come simile al vostro, dove c'erano delle vecchie cascine, dei vecchi casolari, e hanno ristrutturato queste cascine nel Veneto, vicino Treviso, a Roncade, le hanno trasformate in cascine ipertecnologiche, le hanno ristrutturate e hanno costruito dei campus, degli incubatori e degli acceleratori di imprese innovative molto ben collegati anche non solo tramite l'aeroporto, quindi fisicamente, di San Marco di Venezia, ma soprattutto tramite i progetti e gli investitori internazionali, il mondo corporate. È una piccola, sì, è una Sile Valle, perché esiste un fiume che si chiama, è la Valle del Sile, e esiste un fiume, è un bellissimo posto,
sono in mezzo alla natura, in mezzo alle mucche, sono cascine ristrutturate in cemento e vetro, però poi hanno recuperato anche le mura, eccetera, eccetera. Quindi è un bellissimo luogo dove stare, dove gruppi di giovani, e meno c'è un'academy, si chiama Digital Academia, c'è un luogo dove possono ospitare le start-up, è un luogo che finanzia, i finanziatori si chiamano Renzo Rosso, quello di Diesel, Benetton, cioè ci sono anche grandi imprenditori che mettono una parte dei propri capitali, è come se qui Natuzzi investisse in un incubatore nella valle, in una valle dell'Itria, della Murgia, dell'Alto Salento. Ok, quindi è un insieme di realtà. È comunque la visione visionaria, appunto, il punto di vista visionario di un imprenditore che si chiama Riccardo Donadon, che è stato uno in Italia che ha, diciamo, è stato uno dei primi a fare i soldi attraverso internet, a vendere le sue start-up e quindi poi a un certo punto a creare in un territorio che aveva un'altra natura, un'altra vocazione, a trasformare un territorio in un territorio, appunto, ospitale per imprese giovani, per start-up innovative, molto ben collegato con il resto del mondo e con le realtà imprenditoriali grosse italiane. Avevi una domanda, Adriano? Sì, sull'utile. La condizione che la start-up non deve distribuire utile come una cooperativa? No, non distribuisce utili nel senso che reinveste gli utili in ricerca, in attività di sviluppo e ricerca. Poi nel frattempo sono cambiati. Quali sono gli attori dell'ecosistema delle start-up? Qui ne sono evidenziati alcuni che questo programma, questo è anche uscito dal rapporto, c'è l'Università di Milano, il Politecnico di Milano, che ha fatto un osservatorio sulle start-up insieme al MISE, insieme a questa associazione Start-up Italia, che vi dicevo, un'altra cosa interessante che diciamo è il gruppo del Politecnico di Milano che fa tutti gli osservatori e che ha anche lui un incubatore. Quindi anche qui, come vedete, non è un caso che esista poi un collegamento tra delle realtà particolarmente innovative e un mondo universitario che anche voi dovreste in qualche maniera un pochino riuscire a creare qua, no? Con il sistema universitario pugliese. È importante perché dai sistemi universitari escono ingegneri, sviluppatori, economisti, piuttosto che altri, e si creano, no, anche quella capacità di attrarre capitali, di fare ricerca, perché poi le start-up, cioè le imprese che investono parte del proprio denaro in attività di ricerca o che hanno dottorati, no, PhD dentro al proprio la propria organica, compagine sociale, hanno appunto queste agevolazioni. Allora, ci sono le start-up innovative che poi si dividono in quelle che aspirano a diventare imprese innovative, che ancora non fanno un soldo e stanno cercando appunto modelli di business, mercati, fondi, eccetera, eccetera, e start-up finanziate, quindi che hanno già superato il primo scoglio dell'investimento da parte di questi attori che ora vediamo, e il terzo è quello invece finalmente di cominciare a fatturare, di avere clienti e di riuscire a crescere. Certo, questo tipo di startup ha bisogno di molti capitali perché ha bisogno chiaramente di competere su dei mercati globali, ha bisogno comunque di sviluppare delle tecnologie particolarmente innovative e quindi non sono banali. E ci sono degli investitori istituzionali, immaginate quelli che voi conoscete, legati alla regione, fondi europei, legati ai bandi. Qui voi avete anche Invitalia, tra virgolette, no? Con il programma Smart Start, che mi sembra quanti milioni mette a disposizione. Andatevelo a vedere, mi sembra che metta fino a 400.000 euro. E il programma si chiama Smart Start e ancora, no? È ancora abbastanza soldini dentro, perché aveva 200 milioni, mi sembra. Quindi attenzione, Smart and Start, quindi qualcosa che parte ma anche qualcosa che va rilanciato. Diciamo, hai degli investitori istituzionali. Poi hai gli incubatori e gli acceleratori che sono simili a quelli di cui vi ho parlato questa mattina. H-Farm è un incubatore acceleratore.
Luis Ellabs, questo che vi dicevo a Roma quando siete alla stazione Termini, salite al secondo piano, è un incubatore, un acceleratore. Esistono ormai una ventina, una trentina di incubatori, acceleratori certificati, che dove voi potete portare il vostro, che ogni 4 mesi, 3 mesi, 6 mesi fanno dei programmi per applicare la propria idea. Quindi voi avete un'idea, sviluppate il progetto, sviluppate un prototipo, quando apre il programma di uno di questi incubatori, acceleratori, H-Farm, Luis Ellabs, ce ne sono tanti, che mettono a disposizione soldi, location, servizi e quant'altro, potete applicare e, superato lo scoglio della selezione, poi avete, diciamo, un canale privilegiato perché si organizzano eventi di networking, incontri con le corporate, incontri con gli investitori. E quando, e come vi raccontavo la storia di questi ragazzi, di questi amici pugliesi di Foggia, di Vucumpra, che nel momento in cui poi abbiamo lavorato insieme attraverso anche Win Business Factor, eccetera, abbiamo lavorato su questo progetto che è diventato Spot on Way, che è stato ha vinto il programma Win Business Factor, ha vinto il programma, è entrato nel programma di accelerazione di Luis Ellabs. Oggi è una startup che ha un certo numero di collaboratori dipendenti, un bel progetto d'impresa, una bella applicazione, andatela a vedere, si chiama Spot, visto che è un vostro coetaneo, Spot on Way, lavora su un concetto innovativo di marketing, di couponing, di loyalty program attraverso il web e stanno facendo attività di fundraising, cioè di ricerca di fondi per finanziare la seconda fase dello sviluppo. Ricordatevi, la prima fase è: io ho un'idea e cerco un primo investimento cosiddetto seed, cioè il primo micro investimento che mi serve per partire, finché poi a un certo punto ho bisogno di altri soldi, e quindi in questo ecosistema si chiamano round A, round B, eccetera, eccetera, cioè la prima, la seconda tranche di investimento, dove cominciano a arrivare dei soldi importanti, no? Di qualche milione di euro. Quindi, diciamo, generalmente l'incubatore acceleratore mette il primo seed, l'investitore istituzionale mette il primo seed, che vuol dire una cifra che va dai 50-60 mila euro fino ai 200-300 mila euro, si può considerare un seed, ma a volte anche fino a 400-500 mila euro. A volte ci sono degli investitori istituzionali, ad esempio nella regione Lazio, noi abbiamo avuto fino a poco tempo fa, adesso sta cambiando anche lì la situazione, Filas, cioè la finanziaria del Lazio, che fa coinvestimenti con investitori privati invece, ok? E quindi con dei fondi importanti come Innogest, uno dei più grossi fondi italiani, 360 Capital, eccetera, eccetera. Un elenco dei fondi di investimento, dei fondi di venture capital, cioè di investitori ai quali mandare i vostri progetti di startup imprese, lo trovate sul sito dell'AIFI, che è l'Associazione Italiana Fondi di Investimento. Poi ci stanno altre cose che ora vi racconto, altri luoghi anche più, meno, diciamo, più aggiornati di questi, anche se loro si occupavano soprattutto di private equity, cioè di altre forme di investimento. Ci sono, quarto elemento, incubatori e acceleratori, ok? Quindi il mondo startup innovative, finanziate e non, gli investitori istituzionali e non, gli incubatori e gli acceleratori, dipende, no? L'incubatore è proprio la fase iniziale, l'incubatore quasi dovrebbe prenderti solo con un'idea, con un progetto, con un PowerPoint, l'acceleratore vuole già qualcosa di più, no? Vuole un prototipo, una demo, un prodotto che già state testando con i primi utenti e ti aiuta in una fase non proprio di nascita, di costituzione, ma di sviluppo, no? Sempre embrionale, però di accelerazione. Finché poi arriva l'investitore, nella logica dovrebbe funzionare così, poi non sempre accade, arriva l'investitore più importante, che invece nel momento in cui tu sei partito con le famose 3F, Family, Friends and Foods, cioè ti sei fatto finanziare dalla famiglia, dagli amici o dai pazzi che hai conosciuto, o dalla banca, o perché hai vinto dei bandi regionali, o perché hai avuto accesso a dei fondi anche importanti come questi di Invitalia, dopo una fase iniziale dove il progetto comincia a dimostrare di avere una sua consistenza,
C'è sicuramente l'incubatore acceleratore che vi aiuta perché è un ecosistema, perché è un luogo di cross fertilization, di contaminazione reciproca, perché sei un problema, tu sei uno sviluppatore, ci sono altre 20 startup come te che hanno almeno altri due sviluppatori nel proprio organico con i quali confrontarti su qualsiasi problema tu possa avere. Ci sono design, ci sono consulenti legali, amministrativi, brevetti, marche, tutto quello che potete immaginare possa servire. E i parchi scientifici e tecnologici sono legati più a determinate vocazioni, aspetti più legati a tecnologie più che richiedono investimenti anche più grandi o competenze più specifiche, immaginiamo biotecnologie, life science, quindi qualche cosa più legato anche al mondo della ricerca universitaria, ce ne abbiamo diversi in Italia. Poi ci sono gli spazi di co-working, che sono ad esempio in Italia ce n'è uno fondato, molto bello, fondato da un ragazzo giovane di Brescia che si chiama Davide Dattoli ed è Talent Garden. Talent Garden, che è un progetto che stiamo esportando all'estero, quindi è uno spazio di co-working, ancora una volta, quindi un luogo che accoglie idee, progetti, start-up innovative, che fa eventi di formazione, di networking. Non c'è necessariamente dietro un ecosistema. Qual è la differenza fra un co-working come Talent Garden e un incubatore come LuisLabs? Talent Garden non ha, ad esempio, no, un rapporto con l'università, ma soprattutto non ha un fondo di investimento dietro come ce l'ha Enlabs, che sopra ha un suo fondo che si chiama L Ventures e che consente di finanziare con un investimento seed queste startup. Talent Garden è un luogo di co-working, cioè un luogo dove ci sono 10, 20, 30, 100 postazioni. A Milano è uno spazio di, non mi ricordo, 3-4 mila metri quadri, uno spazio importante, una ex sede SBAU, credo, e ha un altro modello di business. Tu paghi per avere una postazione, una scrivania, delle sale condivise, una serie di servizi in comune, e invece di stare, ma fermiamoci un attimo, cioè perché invece, come si faceva impresa prima? Presa prima, io ne ho fatte 3 o 4, si fa che tu parti da casa, però stai da solo nella tua stanzetta o nel tuo garage, parti in un ufficio ma sei comunque isolato. Questo è un modo di fare impresa aperto, condiviso, no? Che vive in osmosi con altre realtà, che non ha paura della competizione o della trasparenza. Non è che se qualcuno vede quello che faccio, oddio mi copia e quindi non proteggo il mio progetto. No. È un valore quello di condividere, è un valore quello di avere un feedback dagli altri, è un valore quello di ricevere continuamente stimoli e ispirazione da chi intorno a te sta facendo. Il problema forse semmai è avere l'attenzione, la distrazione in queste aree di co-working e di incubazione. Spesso il problema è il rumore di fondo o comunque, siccome è un luogo dove c'è energia, dinamismo, è un luogo divertente, è un luogo dove si rischia nel coaching, torniamo brevemente a questo tema, e il coaching lo chiama comfort zone, cioè un luogo dove è piacevole stare. È come quando stavi a scuola e ti divertivi e quasi non volevi lasciare, non so, l'ambiente scolastico, universitario, perché comunque era divertente, c'avevi gli amici, cazzeggiavi, eccetera. E non è un luogo dove invece, cioè, ti devi confrontare con il mercato, con le realtà del tuo territorio, quindi è un luogo dove, attenzione, dove è piacevole e divertente stare, quindi a volte tu perdi di vista invece il fatto che tu devi costruire relazioni, aumentare il tuo parco clienti, costruire un valore sostenibile per la tua impresa, fare marketing, gestire il team, fare formazione, quindi è un compromesso. Però in aree, ad esempio, come queste, dove il co-working è unito a un'attività formativa, perché c'è Digital Academia piuttosto che il DuLab, o perché c'è un fondo dietro, L Venture, piuttosto che un altro fondo, H Ventures, e perché si creano eventi di networking con il mondo aziendale, perché non tutte le startup vogliono fare progetti consumer, ci sono quelle che hanno più appunto come clienti, altre aziende, altre imprese. Allora, tutto questo aiuta a costruire la famosa rete,
di alleanze strategiche di cui parlavamo questa mattina. E, infine ci sono delle iniziative come la nostra, Win Business Factor, che è una startup competition, ce ne sono altre, c'è la Mind the Bridge che è una startup competition, oltre che essere una school, un piccolo fondo, anche seed, cioè Mind the Seed che è un piccolo fondo ed è la startup school, ma soprattutto una startup competition, quindi è nel momento in cui voi avete un progetto, avete un team, avete una presentazione che ora vediamo com'è fatta, efficace del vostro progetto e avete cominciato a sviluppare un prototipo di base del vostro progetto, potete partecipare a una di queste startup competition. Cosa vincete? Vincete che andate davanti agli investitori, vincete la Silicon Valley, vincete a volte dei grant, working capital di Telecom Italia da 25.000 euro per i progetti che vincono, un tempo dava anche più soldi per alcune startup. Una di quelle che vi ho parlato è CCustomer, ha vinto, mi sembra, è stata aiutata anche da working capital, pazienti.it, ce ne sono state diverse. E oggi, ad esempio, Ecce Customer è all'interno di Ecce Decision, come dicevo, che è una delle imprese che ha ricevuto in Italia più fondi, ha ricevuto, mi sembra, più di 30 o 40 milioni di dollari da fondi americani e ha sede a Latina, ok? E fa social CRM, fa software enterprise. Quindi attenzione, queste realtà sono molto interessanti, vi danno visibilità, potete fare accordi, partnership con le aziende per avere visibilità o accesso ai propri clienti. Infine ci sta tutto un mondo di associazioni, di associazionismo, di gruppi spontanei su Facebook e altrove, vediamole alcune. Qui mi interesserebbe lavorare con voi, questa è una mappa delle startup divise secondo, no, vedete che c'è un codice colore chiaramente e a seconda, quindi questo sarebbe interessante applicare un po' la vostra competenza per avere qualche cosa di più facile fruizione o anche qualcosa che dinamicamente, no, dia, potrebbe essere anche un progetto al quale il MISE è interessato, no? Il Ministero dello Sviluppo Economico. E questi erano i dati però vecchi a fine 2013, ora siamo già a 2200-2300 startup innovative. Secondo me la realtà italiana non supera le 10-15.000 startup innovative, solo poche però si sono registrate, non tutti conoscono questi strumenti, le startup finanziate, le istituzioni, gli investitori divisi tra pubblici e privati, quanti sono gli incubatori e gli acceleratori, come vedete raggiungono quasi i 100, anche se quelli certificati sono di meno, quanti sono i parchi scientifici e tecnologici, gli spazi di co-working, le startup competition sono addirittura 33 e le associazioni più o meno spontanee piuttosto che le risorse e le community online. Vediamone alcuni. Alcune startup era interessante, USA, Europe e China, quelle che l'anno di fondazione e i round di finanziamento che hanno ricevuto, cioè quanti soldi hanno ricevuto, quante volte, questo è quanti soldi hanno ricevuto, 10 billion vuol dire chiaramente 10 miliardi di dollari, sono startup cinesi, quindi qual è la valutazione e qual è l'investimento, quindi questo più scuro, che ne so, Snapchat piuttosto che Airbnb, che magari conosciamo, no? Perché stiamo parlando di ospitalità, ha ricevuto, forse non è aggiornatissimo, però 325 milioni di dollari di investimento, però la sua valutazione in questo momento vale più di 2 billion, cioè di 2 miliardi e mezzo di dollari. Uber, no? Tanto criticata perché sta togliendo lavoro ai nostri taxisti e tassisti di tutta Europa, in realtà è un progetto molto forte, Spotify è un progetto europeo, piuttosto che Zalando, parlavamo oggi, no? Di Rocket Internet, di questa realtà berlinese a livello internazionale. Dropbox, che forse conosciamo tutti. Questo gruppo ve lo volevo segnalare perché il fondatore Stefano Bernardi, che ora vive in Silicon Valley, c'ha famiglia, eccetera, in realtà ha lanciato qualche anno fa, il mondo startup più o meno si è mosso 5-6 anni fa. I primi più illuminati ci fu l'allora ambasciatore Spogli americano
in Italia che portò alcuni imprenditori italiani in Silicon Valley, questi poi tornarono, fecero anche la prima generazione di quelli che hanno fatto progetti internet che poi hanno portato un po' questo modello della Silicon Valley. Questo è un gruppo aperto su Facebook, si chiama Italian Startup Scene, forse qualcuno più geek lo conosce, però diciamo qui generalmente ci sono aggiornamenti sui progetti, sulle start-up, sulle opportunità in Italia, ma anche all'estero, i problemi di visto, i problemi di incorporazione in altri paesi, come in America piuttosto che altrove. C'è un altro gruppo molto forte, fondato da Fabio Lalli e da altri, che si chiama Indigeni Digitali, anche loro sono molto attivi nei social network, in particolare è un gruppo aperto su Facebook, se dovete anche confrontarvi con altre persone che stanno sviluppando progetti dal punto di vista della comunicazione, business, marketing, design e soprattutto dal punto di vista tecnico, tecnologico, di competenze diciamo di sviluppo software, e beh, questo è un buon luogo, loro fanno anche molti eventi dal vivo. E questo è un esempio di business plan competition, proprio per essere, come dire, corretti, parlare anche di Telecom, questo è Working Capital, l'hashtag che usa è BookUp. Nel frattempo Working Capital ha aperto anche degli incubatori, 4 incubatori, uno a Catania, a Roma, a Milano e a Bologna. Non c'è nulla, mi sembra, in questo momento, da questo punto di vista, in Puglia, oppure ditemi voi, magari facciamo una ricerca e tentiamo di capire se ci sono. Questo, vi dicevo, il sito di Mind the Bridge, che è questa school competition, con la quale lavoriamo anche noi. Questo è un blog, un portale coautore gestito da Riccardo Luna, e, no, è stato un po' quello che ha lanciato Wired in Italia, e poi sta seguendo tantissimi eventi legati all'innovazione in Italia, la Maker Fair, Worldwide, eccetera, eccetera. E beh, è un bel luogo dove aggiornarsi, dove conoscere anche chi sono gli influencer, no? Chi sono le persone che un po' si occupano di questi settori, startup, agenda digitale, open science, smart and green city, social innovation. Kublai, anche questo era un progetto, anche questo è lo sviluppo economico, mi sembra interessante, perché invece ha un altro modello, diciamo aiuta, non dà soldi, agevolazioni, opportunità, ma ti aiuta a sviluppare il tuo progetto, quindi è più un luogo di brainstorming della tua idea. Quando la tua idea è ancora in una fase molto embrionale, ti vuoi confrontare con dei mentor, dei coach, con delle persone, soprattutto su progetti di innovazione sociale, di valorizzazione del territorio, eccetera, eccetera, è anche questo un buon progetto dal quale partire. Una delle persone che collaborano con me è Maria Cristina Di Luca, lei ha lavorato e lavora, insomma, tuttora come consulente sul progetto Kublai, sicuramente interessante. Win Business Factor, ne abbiamo parlato anche troppo. E questa è una startup che non ce l'ha fatta in questo momento, ve la racconto proprio perché non tutte le startup poi riescono, questa è stata abortita, se voi cercate Genuino ora non la trovate più. In realtà è stato un progetto interessante legato alla consegna di cassette biologiche direttamente a casa. Ci sono altri progetti che invece sono andati avanti in Italia, Cortiglia è stato finanziato e altri ancora, lui non ce l'ha fatta nonostante le sue competenze. Esiste anche questo, ora lavora all'estero e fa quello per il quale sicuramente è portato, si occupa di design. Questo invece è un altro progetto legato un po' ha un elemento importante, il Made in Italy, che è Maison Accademia, e è sulla moda, c'è una community di designer che disegna dei vestiti, la community anche li vota e i migliori vengono messi in produzione, quindi ci sono poi delle... vengono venduti attraverso la piattaforma e attraverso altre collaborazioni. Questo è un progetto che ha ricevuto un discreto finanziamento, loro sono molto giovani fondatori, Mary Palomba e Maurizio Palumbo, stanno diciamo dentro Luisa Labs, anche se hanno, credo, ricevuto un investimento
Noi gli abbiamo dato da subito visibilità e supporto, non hanno vinto nulla di particolare con noi, a differenza di Steromod, di Spot on Way, di cui vi ho parlato prima, ma diciamo, forse il modello di business ancora non è forte, però diciamo, hanno ricevuto un investimento piuttosto serio da parte di investitori pubblici e privati. E il modello che ci sta dietro è il crowdsourcing, cioè che vuol dire che c'è una community online, crowd, folla, alla quale loro, in questo caso Formabilior è una crowdsourcing di designer e architetti che progettano mobili e complementi di arredo, loro sono una community di designer di vestiti, di accessori, e progettano appunto vestiti e accessori e che poi vengono venduti. Il problema di tutti questi progetti non è aggregare la community, ma è chiaramente la parte più selling, la parte più di vendita, di e-commerce, ok? Però diciamo è interessante lo sforzo di tentare di capire dove in un territorio che ci appartiene, perché la moda, il design, no? È qualche cosa che sappiamo fare bene e che il mondo ci riconosce, no? Come Made in Italy, come si possono applicare modelli di business innovativi a, come dire, realtà più legate alla nostra tradizione che avrebbero bisogno di, come dire, di trovare. Non è ancora, secondo me, un caso proprio di successo. Non ha una community enorme, non ha questa visibilità a livello internazionale, è solo una startup che per ora ha ricevuto un discreto finanziamento, investimento, sono stati bravi. È molto simile a quella dei mobili che abbiamo visto prima. È molto simile, anche se è partita prima. Finanziata da Filas, da Innogest e quant'altro, però insomma è interessante, andatevela a vedere, si chiama Maison Academia. E Formabilio è quella che vi ho fatto vedere prima, questo, quindi vedete, c'è tutto un lavoro poi di shooting fotografico, di produzione, di contest, c'è tutta questa filosofia. Loro hanno avuto una visibilità internazionale sulle grandi riviste senza spendere troppi soldi in attività di PR e di comunicazione. E, Steromod pure ne abbiamo parlato già. E questa è un'altra crowdsourcing, in realtà è una startup, se così si può dire, in realtà è nata nel 2009-2010, ormai forse non si può più parlare di startup, è in una fase diciamo di sviluppo, e di crescita diciamo, ed è invece una community di videomaker, ok? Quindi interessa un po' più il mondo che sta lì dietro, nel senso i migliori videomaker italiani e stranieri e partecipano a dei contest per dei top brand, Vodafone, Barilla, possono mandare le loro idee di spot televisivi, di documentari a supporto della comunicazione di questi top brand e vincono dei premi in denaro, hanno visibilità, è un modo per lavorare, per fare ricerca, per imparare. Quindi è come se fosse una grande casa di produzione diffusa, no? In qualche maniera. Non ha i suoi registi, i suoi videomaker, i suoi montatori, ma ha una community che aggrega e che stimola attraverso dei concorsi. Allora, siamo arrivati a una cosa di cui volevo approfittare per farlo con voi anche, su un po' sui progetti di cui discutevamo a pranzo. È arrivato il momento di rilavorare un po' insieme. Allora, uno degli strumenti, quando si lavora su questo mondo delle start-up, una delle cose più importanti di cui si parla è devi fare una buona presentazione, un buon pitch davanti agli investitori. Cioè un buon elevator pitch davanti. Che vuol dire? È un termine che viene chiaramente da questo mondo della Silicon Valley, cioè significa fare una presentazione di un'idea di impresa molto veloce davanti a dei potenziali investitori, talmente veloce che è quasi il tempo di salita di un ascensore. Cioè se tu incontrassi Richard Branson, non lo so, Diego Della Valle, Benetton o qualche altro grande imprenditore italiano o straniero e avessi 30 secondi, un minuto, tre minuti per spiegargli la tua idea, per capire
se lui te la può, ti può aiutare, ti può finanziare, è interessato a partecipare, eccetera, eccetera. Allora l'idea è nata chiaramente negli incontri veloci che si fanno, nelle presentazioni che si fanno davanti agli investitori, quando tu hai questi investor day, investor meeting, demo day che si fanno, startup weekend, eccetera, eccetera, che si fanno. Quindi tu hai un'idea di impresa, un progetto, lo devi strutturare in modo da essere convincente nei confronti di qualcuno che ti può aiutare e ti può finanziare. Non stiamo parlando quindi di una presentazione per una banca, stiamo parlando di una presentazione davanti a gente smart, che magari è anche gente che lavora alla regione e ha dei fondi regionali, alle quali tu gli racconti qual è il modello, qual è la tua idea di impresa, qual è il tuo modello di business, qual è il tuo mercato. Quello che vi voglio far vedere è una sequenza, che sono queste 10 slide di cui vi dicevo, che è fondamentale, che sono, come dire, le componenti, gli elementi fondamentali di qualsiasi pitch. Cioè, nel momento in cui voi oggi, abbiamo discusso anche a pranzo, no, di possibili idee legate al cicloturismo, legato a un certo tipo di figura professionale, di supporto all'ospitalità nei locali, negli alberghi, di, non so, qualcos'altro legato alla scrittura, eccetera, eccetera. Ok, per confezionare questo progetto, per analizzarle le componenti più importanti, quali sono gli elementi, diciamo, sui quali focalizzarsi? Quali sono proprio, come dire, qual è l'indice delle slide base da utilizzare? Allora, questo è quello che ho sintetizzato io ne vedo più di 300 di business model l'anno, di business plan, ne porto una trentina davanti agli investitori, tre vincono spesso questi premi, alcuni li seguo direttamente come advisor, un po', diciamo, di mestichezza con queste cose ce l'ho. Allora, la prima cosa è chiaramente una cosa che ha molto a che fare con, no, con il naming, l'idea creativa, il nome del progetto. Quindi, qual è il nome della tua iniziativa e qual è quella, si chiama one sentence proposition, no, da mettere proprio nel titolo, nella cover della vostra presentazione. Quindi qual è, in una unica frase, qual è la proposta di valore che questa startup sta facendo, e qual è il problema, ok, qual è la soluzione che vado a offrire in un'unica sentenza. Quindi una cover che ha generalmente il nome della startup, dove il nome, evidentemente, quando andate a fare la ricerca, ad esempio, del naming della vostra startup, è ovvio che oggi è diventato importante qualche cosa che sia, che risponda a dei criteri, no, di efficacia di comunicazione, ma c'è qualcosa che ha a che fare con la disponibilità, ovviamente, di un dominio web disponibile, .com, .eu, .org, e abbia anche forse a che fare con qualcosa che forse ci aiuti a livello di motore di ricerca, no? Che sia Google oriented, cioè che sia già nella parola, se io faccio Social Academy, forse sto lavorando nell'ambito della formazione, social che vuol dire social innovation o è la modalità di formazione che è social. Però diciamo in qualche maniera mi può aiutare perché sto usando delle parole molto utilizzate nei motori di ricerca, molto ben indicizzate e molto appunto cercate e cliccate. Un suggerimento, sulla parte copy siete già creativi abbastanza per sviluppare forse delle idee, quindi la memorabilità, la brevità, il suono, eccetera, eccetera. Sulla parte dominio ci sono, io suggerisco sempre, c'è un sito interessante, si chiama panabe.com. A volte tu non è che cerchi Bike Puglia e lo trovi libero, dico una stupidaggine. A volte devi provare a trovare con una combinazione di una o due parole e capire i domini disponibili anche con tutte le possibili combinazioni di aggettivi, prefissi, postfissi, sinonimi, contrari e quant'altro. Panabi vi aiuta in questo. Voi inserite nel campo di ricerca il nome, il cognome, non so, community hospitality, dico una sciocchezza,
Ok, bike Puglia, bike tourism ad esempio, perché poi vediamo. Quindi ci sono, è un sito che ti offre tutta Geeks una serie. Geeks on bikes. Devi vedere, chiaramente se voi andate su aruba.it, register.it, dove si registrano generalmente i domini, dove si comprano gli spazi di hosting per, no, per avere il proprio sito web, vi offre già dei suggerimenti, dei domini liberi e non liberi, però diciamo questo è pensato proprio per capire, ce ne sono altri, poi ve li faccio vedere, però quello è un buon punto di partenza. A livello SEO, io una cosa che vi consiglio, che consiglio sempre anche a lezione, anche a lezioni più legate al marketing, è di farsi un giro su Google. Siccome Google ha la suite di marketing più evoluta che esiste al mondo e gratuita, e pensate alle ricerche che vengono fatte ogni giorno su Google in tutto il mondo, e al fatto che tutte queste ricerche esistono degli strumenti, siccome il modello di business di Google si chiama AdWords, cioè AdWords consente a Google di essere una delle più grosse aziende al mondo pubblicitarie, perché consente a tutti di fare degli annunci che appaiono sulle ricerche sponsorizzate di Google. Quando voi fate una ricerca su Google avete, no, generalmente questi spazi, cioè avete, fate una ricerca e avete i primi risultati che sono dei post sponsorizzati, degli annunci sponsorizzati, la tabella che ha degli annunci sponsorizzati e poi questa che si chiama il risultato, diciamo, la SERP, il risultato, diciamo, della ricerca organica. Quindi questa è, qui voi ci siete se siete stati bravi a livello SEO. Se non siete bravi a livello SEO, potete sempre apparire tra gli annunci di Google, ad esempio con AdWords. In particolare AdWords c'è uno strumento che si chiama strumento per le parole chiave. Strumento per le parole chiave in italiano, o Keyword External Tool si chiamava prima, per le parole chiave. Cercate queste parole su Google e vi verrà uno strumento. Basta avere un account Google Gmail e avere un account AdWords senza avere carte di credito e niente, e lui vi dà accesso magicamente a un motore di pianificazione delle parole chiave. Perché è importante questo? Perché Google ti dice, guarda che se tu sei una masseria in Puglia e vuoi promuoverti su un motore di ricerca, io ti dico, gli italiani, gli stranieri, solo gli inglesi, solo i londinesi, solo i belgi che c'erano oggi a pranzo, che parole chiave utilizzano per cercare masseria Puglia? Sei sicuro che cercano masseria Puglia? Sei sicuro che non cerchino Bed and Breakfast Puglia? Sei sicuro che non cerchino Hospitality Puglia, Bike Puglia o qualcos'altro? E potete vedere il numero di ricerche effettuate ogni mese, lo storico delle ricerche, le parole più cercate, quindi dove c'è più concorrenza e dove quindi si pagherebbe di più per essere primi posti nei risultati di ricerca sponsorizzati, e quindi avete anche un'idea di quali sono le parole, i nomi, i titoli, il blog, gli argomenti sui quali fare content marketing per la vostra startup. Perché non partite solo da quelle che sono le vostre idee creative, ma partite anche da quello che le persone già spontaneamente cercano su internet, sui motori di ricerca rispetto al vostro ambito, al vostro settore. Quindi se volete, in una fase di naming, siamo qua, in una fase di naming, attenzione a tutti quelli che sono i criteri, copy, memorabilità, dicevamo, suono, brevità, alla disponibilità di un dominio, e poi a quanto effettivamente, magari non proprio nel nome, che potrebbe pure chiamarsi Airbnb, che quasi non c'entra niente, oppure Yahoo, Google, non è che siano nomi, immaginate, o Amazon, non hanno, sono nomi brevi, memorabili, però insomma, dipende. Soprattutto quando dovete fare l'architettura del sito, quando dovete aprire e riuscire a capire per quali contenuti potete spontaneamente essere trovati, perché la gente già cerca, no? Bike sharing, cycle tour, si usa più bike o cycle, non lo so.
Sono tutte risposte che vi darà Google. Ci sono altri strumenti che vi offre Google gratuitamente, uno si chiama Google Trends, l'altro è già anche fare una ricerca semplice su Google, vedere che cosa esce tra i risultati organici e i risultati sponsorizzati, o anche quello che lui suggerisce mentre voi scrivete le parole chiave. Avete visto che lui c'ha immediatamente mentre scrivete, se voi cominciate a scrivere bike, lui vi dice bike sharing, bike tourism, bike non so, acquisto. Quello è il suggest, no? Cioè è la parte che Google vi suggerisce in automatico perché già sa quali sono le ricerche più comuni. Quindi alcuni, due, tre strumenti che vi offre Google per capire, siccome la metà delle persone parte da Google, l'altra metà si fa consigliare su Facebook, un buon social media marketing e un buon Google marketing vi dà già una marcia in più per partire con il piede giusto, cioè per partire con un progetto che ha già il DNA di qualche cosa facile da trovare sui motori di ricerca, sui social network, no, con gli strumenti che le persone usano. Secondo elemento, seconda slide, proprio un progetto in 10 slide. Qual è il problema che volete risolvere? Che volete risolvere? Qual è il bisogno che volete soddisfare? Se non c'è il problema, è difficile, cioè io non so, vado in palestra, vado alla Virgin e vedo ad esempio che io ho un problema, che sono bagnato, c'ho il costume bagnato, le scarpe bagnate, tu c'hai quello per asciugare i capelli, ma c'hai sempre questa roba un po' bagnaticcia che ti porti appresso, metti in borsa, eccetera. Ho detto, ma è possibile che non si sono ancora inventati un asciugapiedi, un asciugacostumi o qualcosa del genere? In realtà l'asciugacostumi c'è anche una cosa che dà dei sacchetti di plastica. Però voglio dire, è un problema che ho solo io, perché non mi va di girare con la roba bagnata, o perché vado in palestra e poi torno al lavoro, o è un problema che hanno anche altri. Quindi una prima cosa è capire che problema vogliamo affrontare. Allora, qui c'è sempre il solito problema, è che se noi siamo abituati a stare in un ambito, a frequentare i soliti ambiti, cioè se noi non mettiamo il naso fuori, non entriamo in contesti stimolanti, tra virgolette, o più grossi di noi, cioè quelli che hanno fatto la startup di social CRM, Ecce Customer, non hanno voluto fare la startup che ti consente di prenotare la pizza la sera. Hanno fatto una cosa perché venivano da un certo mondo, perché lavoravano in un determinato ambiente, magari aziendale. Quindi il fatto di accedere a dei territori e di comprendere le problematiche, di incontrare altri imprenditori, altre aziende, di capire quali sono i loro problemi, mi consente anche di ragionare su problemi più grandi di quelli che magari vi possono capitare quando uscite la sera, volete prenotare un ristorante, entrare in un social network o quant'altro. Quindi attenzione a mettere un po' il naso fuori, a essere anche, come dire, a provare a pensare a delle idee che non sono sempre le stesse che vengono da questo mondo delle start-up consumer, ma che sono problemi che magari riguardano mondi particolari, il mondo della televisione, il mondo informatico, più legato al mondo corporate, il mondo legato alla pubblica amministrazione, il mondo legato alla gestione dei rapporti con clienti per i grandi alberghi o qualche altra cosa, ok? Quindi la prima cosa che dovete fare è capire se effettivamente c'è un problema, e la prima cosa che dovete raccontare è il problema. Quindi la prima cosa che dovete fare non è il vostro prodotto, ma è dire: lo sapete che ci sono, che so, 1 milione di persone che ogni giorno hanno questo problema e devono trovare un posto di lavoro, escono dall'università e passano almeno 3 anni prima di trovare un posto, non lo so. Cioè, dovete individuare un problema vero, importante. Questo problema deve avere una dimensione di un certo peso, quindi non è solo un problema piccolo, locale o vostro, ma deve essere un problema, e questa è la prima verifica da fare: esiste un mercato per quel problema ed esiste gente disponibile a riconoscere un valore alla soluzione che voi offrite. Andrea, scusa, ma se io sono sicura di avere un valore che da offrire, però non c'è un problema percepito, nel senso, è possibile secondo te che... Non partire da te,
Allora, noi stamattina abbiamo detto la cosa contraria. Noi abbiamo detto parti da quello che ti gratifica, che ti piace fare, da quelle che sono le tue potenzialità, le tue passioni. Però io ti ho detto anche, attenzione, ci sono anche le opportunità, le possibilità. Le possibilità sono i mercati. È difficile creare un nuovo mercato, o è difficile, tu ti inventi prima una cosa perché ti piace fare e poi dici vediamo se qualcuno lo vuole. Funziona anche così, puoi essere fortunato. È più facile se tu dici, guarda, e sviluppi l'attenzione su una cosa, non so, ogni si fanno tantissimi eventi in tutto il mondo, c'è questo problema di avere la diretta video streaming. È possibile che ogni volta devo avere due persone, l'audio, il mix, il microfono, pagare, eccetera, eccetera? O c'è una soluzione diversa? Posso offrire questo tipo di soluzione a questo tipo di problema che la gente ha quando fa aule formative, che sia più economica, più veloce, più facile, più semplice, che offra nuove possibilità? Ok? Quindi attenzione, dovete matchare qualcosa che vi piace, un ambito, un settore dove potete spendere potenzialità e capacità vostre, dove potete spendere le vostre passioni, perché ti piace fare sviluppare codice, o perché hai un'attitudine al rapporto con gli altri, all'accoglienza, però attenzione a trovare ambiti dove queste cose hanno la dimensione di un mercato. Il mercato sono le persone, è un certo numero di persone aggregate per determinate caratteristiche, che non sono solo anagrafiche, non sono solo comportamenti, sono anche comportamenti, capacità di spesa. Sono persone, un mercato sono persone che hanno lo stesso problema, lo stesso bisogno. Però quello è un mercato. Per esempio, un social come Facebook è nato non da un problema, ma assolutamente. È lanciato comunque. Sì, ma ce n'è uno, è nato 10 anni fa e non ce n'è stato un altro che è stato capace di scalzarlo. E oggi c'è 1,4 miliardi, a parte i VKontakt, Russio, gli altri cinesi. Ha funzionato perché si è agganciato evidentemente a qualcosa che tra gli esseri umani funziona tantissimo. Però non è che c'era un problema. C'era un'esigenza, che è quella che abbiamo evidenziato. Sì, ma no, voglio dire, l'esigenza di base è che è quello di gestire delle relazioni, di promuovere se stesso, di conoscere altra gente, di comunicare agli altri che cosa stai facendo, di sapere, di farti gli affari degli altri. Quindi c'era una fortissima esigenza, non espressa, ma anche quando è nato l'iPhone nessuno pensava di avere bisogno delle app, oppure quando... Però non siamo tutti Steve Jobs o Mark Zuckerberg, ok? Allora, per carità, tu puoi creare un prodotto che crea un nuovo mercato, è la situazione migliore, però quante possibilità hai anche di intuire? Poi se tu mi dici, guarda, sono stato all'estero, ho fatto l'MBA a Stanford, ho fatto un'esperienza multinazionale, ho capito che il problema dei problemi nel software enterprise è questo, adesso faccio una startup, ho delle competenze, ho delle capacità, un network e sviluppo questo tipo di cosa, per carità, funziona. La soluzione è quindi il terzo passaggio, il mercato significa fare un'analisi, capire se effettivamente questo problema, dicevamo, è abbastanza ampio o è in un mercato che io posso raggiungere. Quindi qui c'è un tema di fattibilità. Sono in grado di produrre questa soluzione? Sono in grado di sviluppare questo servizio? Ho individuato un problema effettivamente necessario, un bisogno? A volte, che ne so, il libro non è proprio un problema, no? Un desiderio di intrattenimento, però nutre le tue cellule, la tua voglia di apprendere, di distrarti, di sentire delle storie. Quindi attenzione, quindi a volte i problemi sono più o meno importanti, però anche i problemi di nicchia, i mercati di nicchia sono importanti se le persone vi riconoscono un valore per quel tipo di soluzione. Anche le Wings, no? Cioè, voglio dire, c'è tutto un mondo di intrattenimento, eccetera, in realtà non stiamo parlando di problemi, ma stiamo parlando più di soddisfazione di bisogni, che non sono neanche bisogni primari, ma sono bisogni più elevati, no? Senza andare alla piramide di Maslow, significa soddisfare dei bisogni, no? Di autorizzazione, di stima, di notorietà, di narcisismo, come può essere un social network, eccetera, eccetera.
Il mercato è là dove spesso le persone cadono perché magari siamo bravi a sviluppare una soluzione, ma non siamo bravi da un punto di vista dell'analisi del mercato. L'analisi del mercato significa quanto è grande il mercato è chi mi compra la mia soluzione, ma il mercato è affollato spesso anche da competitor, cioè da altri top player che offrono delle soluzioni, stesse soluzioni o soluzioni analoghe o comunque soddisfano lo stesso bisogno. Cioè tu, la Puglia non è in competizione fra Celje, Messapica e Ostuni, come ci diceva oggi, è anche in competizione con tutte le soluzioni alternative di turismo di un certo tipo, di mare, ecosostenibile, che offre un certo tipo di vita e di relazioni sociali e quant'altro. E quindi magari è con la Sicilia, è con altri territori in Europa, piuttosto che in Spagna o in altri paesi. Quindi chi sono i principali competitor e quanto più io sono stato stretto, no? Ho segmentato bene il mio mercato, ho capito bene che il mio mercato non sono le donne o non sono gli utenti internet o non sono quelli che frequentano i social network. Quello non è un mercato, quello è una massa informe di persone. Quando voi pensate a un mercato, pensate quali sono i modi in cui io posso intercettare quelle persone, quali sono qual è la dieta mediatica, quali sono le riviste, che cosa leggono, che cosa comprano, quali sono i comportamenti di consumo, a quali segnali sono attenti, quali sono altri prodotti o brand affini al mio già acquistati, no? Quindi attenzione, e se non ci sono competitor, la maggior parte delle persone dice: guarda, io ho un'idea fichissima, non l'ha fatta nessuno, non c'è nessuno che sta realizzando. Ok, è già quello parte male. Perché non avere competitor significa che forse non c'è neanche un mercato, ok? E creare un mercato nuovo, ex novo, è molto difficile. E poi Apple, prima di fare l'iPad, come dicevi tu prima, o quant'altro, insomma, ne ha sbagliate di parecchie, insomma, c'aveva 30 anni di esperienza. Newton, te lo ricordi, anch'io l'ho comprato, sto spendendo un sacco di soldi. Senti, io avevo una domanda. Io ho in mente una cosa che mi è venuta in mente perché è una mia fissa, Un progetto. un Mi progetto. fai finire allora? Certo. Faccio le altre 5 slide e poi vediamo se ci sono dei progetti. Così li mettiamo tutti insieme e provo a darvi una mano sui vostri progetti. Naming, problema, soluzione, mercato, competitor. Ok, qual è il mio vantaggio competitivo rispetto ai competitor? Qual è il posizionamento, l'elemento differenziante che io ho rispetto ai principali top player? Come riesco a essere visibile, a ottenere l'attenzione e come faccio a distinguermi, ok, dagli altri per poter essere visibile in un mercato così affollato come quello di internet, come quello delle applicazioni mobile dove ce ne sono miliardi, come quello dei social network? Ok, qual è qualcosa che anche posso difendere perché magari è un brevetto, perché è un algoritmo che ho sviluppato, non so, è l'algoritmo di ranking di Google, è l'algoritmo di Facebook, qualsiasi altra cosa che posso proteggere in qualche modo, è un brevetto, ho costruito un brand forte come la Virgin, per cui è di per sé incopiabile, non mi interessa che tu fai qualcosa di simile, ok? Quindi diciamo qual è il mio vantaggio competitivo? Ora siamo arrivati al settimo elemento, molto velocemente, perché non abbiamo tantissimo tempo, e sto guardando il tempo che un po' abbiamo perso prima, il business model, ed era quello di cui vi volevo parlare. Se abbiamo 10 minuti alla fine ve ne parlo. Il business model, che cos'è? Io ve lo dicevo questa mattina, è il modo in cui la startup, il progetto, l'impresa crea valore per sé e per gli altri, crea e distribuisce valore e ne trattiene una parte per sé. Ok? Creare valore non basta, l'abbiamo detto, no? Steromod crea valore perché ti offre audio in streaming gratuito in base al mood. Ok, ma come tr ne trattiene una parte per sé? Non si è capito. Il business model è un framework. È una mappa, e ora ve la faccio vedere. Ci ha lavorato un ricercatore, si chiama Alex Osterwalder, e ha sviluppato questo modello che si chiama Business Model Canvas, che vorrei farvi vedere. Lui si chiama Alex
Osterwalder, c'è un bellissimo Osterwalder, mi sembra austriaco svizzero, e è stato tradotto, si chiama, il progetto, il suo libro in inglese si chiamava Business Model Generation, in italiano Fag Edizioni l'ha chiamato Creare Modelli di Business, mi sembra, e esiste anche un PDF, un sito, molte risorse online, eccetera, e la sua evoluzione, che è il modello Lean Startup, che è il modello Lean Canvas, Lean Startup è questo movimento fondato da Eric Ries, che è stato uno startupper insieme a Steve Blank, Ash Mauri, eccetera. Lean Startup, esiste un libro in italiano, purtroppo, delle edizioni Bocconi e Egea, che si chiama Partire Leggeri, quindi Lean Startup l'hanno tradotto Partire Leggeri, in realtà vuol dire fare startup in maniera veloce, rapida. E quindi esistono dei framework, e ve lo faccio vedere rapidissimamente ora, dopo che vi ho finito il pitch ideale, le slide che raccontano bene un progetto a un investitore, a un finanziatore. Tenetevi un attimo nel retrocranio, nella mente, il fatto che esistono delle mappe, degli schemi, dei framework abbastanza affermati che ci consentono di raccontare in maniera molto sintetica, su un foglio proprio A4, che magari stampate, su quale ci lavorate con dei post-it, come l'azienda crea valore e quali sono le componenti principali sulle quali andare a lavorare per poter capire se effettivamente il business sta in piedi. Financial, ok, bisogna avere una dimestichezza con i numeri, bisogna saper contare, non basta saper sviluppare un prodotto, magari software, non basta saperne disegnare la UX, l'interfaccia, la comunicazione, il design, non basta avere delle doti di marketing, capire qual è il mercato, il messaggio giusto, il packaging, il prodotto, il prezzo, eccetera, ci vuole anche una capacità di gestire i numeri, financial, significa saper prevedere, avere un piano finanziario, saper convincere gli investitori, questa è la slide più importante per gli investitori, che loro ora stanno mettendo un chip su un progetto, però potenzialmente il progetto fa il botto, fa i numeri, scala, fa fatturati, utenti, dipende dai KPI, cioè dai Key Performance Indicator, dipende dalle metriche, cioè da quali sono i numeri che dovete monitorare. Facebook, Twitter, tante di queste startup sono cresciute esponenzialmente ma non avevano un modello di business. Il modello di business di Facebook qual è? Il modello di business di Facebook è la pubblicità, l'advertising, no? Quindi in qualche maniera tu, utente, gratuitamente compili il tuo profilo, racconti la tua vita, ti fai gli affari degli altri, però allo stesso tempo ti offro la profilazione, i dati profilati alle aziende che invece possono promuovere i propri prodotti a target specifici di persone. Fra l'altro Facebook, se voi avete una pagina Facebook, potete testare quello che vi dicevo prima con Google AdWords a livello social, lo potete testare con Facebook, con il programma di Facebook Advertising, cioè potete simulare un annuncio sponsorizzato di Facebook della vostra pagina per vedere, ad esempio in Italia, non so, 25-26 milioni di utenti iscritti a Facebook, io comincio a dire solo donne, solo fra i 25 e i 35, solo che vivono nelle grandi città, solo quelle che hanno determinati interessi, non so, la bicicletta, il turismo, i viaggi, la letteratura, la Puglia, eccetera, e vedete che piano piano si riduce la dimensione del vostro potenziale mercato. Cioè delle persone che possono diventare vostre fan su Facebook e possono diventare utenti profilati sulla vostra pagina web e possono diventare poi potenziali clienti del prodotto o servizio che avete da vendere, che sia la vostra impresa audiovisiva, la vostra masseria, la vostra agenzia di comunicazione o la vostra competenza informatica. Infine, il marketing funnel, l'attraction, vuol dire che generalmente un investitore gli piace un progetto sulla carta? No. Gli piace sicuramente un progetto che ha un bel nome, che accede a un bel mercato, che offre una soluzione originale, che ha dei competitor importanti ma un suo vantaggio competitivo difendibile,
che ha dei numeri che raccontano come crea valore e come crea flussi di cassa e come si sostiene attraverso l'investimento e attraverso i clienti, i primi clienti e i primi utenti, ma quello che deve dimostrare è di avere già una traction, cioè deve fare quello che si chiama customer validation, cioè io devo provare, perché Lean Startup? Perché io devo provare qualche cosa di piccolo, un prodotto minimo, io non devo sviluppare tutto il progetto subito, perché entrate in un'ansia da iperanalisi, da perfezionismo e non partirete mai. Dovete fare qualche cosa di molto piccolo, gli americani lo chiamano MVP, cioè Minimum Viable Product, MVP, Minimum Viable Product, e di io sviluppo qualcosa che mi consenta di capire, di offrire il valore che ho da offrire, di apprendere, quindi di offrire il valore e di apprendere dai primi utenti, clienti del mio prodotto o servizio e di avere dei feedback da loro in base ai dati, ai numeri, a quanta gente si iscrive, a quanta gente usa il mio servizio e di capire se quindi effettivamente il mio progetto funziona. Ok? Quindi prima di fare qualche cosa, di investire 6 mesi, 12 mesi della vostra vita in un progetto che è venuto in mente, grande, che ha bisogno di tanti capitali, di fondi regionali, di 6 persone, di competenze che acquisite da dove, non lo so, fate un progetto piccolo, un test, una validazione, e quindi per fare una validazione dovete fare quello che si chiama il ciclo dell'apprendimento, quindi dovete costruire qualche cosa di piccolo, un prototipo, un demo, piccolo, che non sia graficamente eccellente, che non abbia il 100% delle funzionalità, ma che sia una cosa. Penso che l'accoglienza alberghiera con delle skill di social media marketing possa avere un mercato? Lo testo personalmente, lo testo fisicamente, provo ad offrirlo alle persone che conosco e vedo se sono interessate, mi rispondono, faccio dei questionari online, chiedo alle persone, le ascolto, e leggo quello che accade nella rete, provo ad aprire una pagina Facebook, provo ad aprire una landing page simulando che il servizio già c'è, è un coming soon, se siete interessati scrivete, fatelo. Avete aperto questo sito tipo le ciclovie? Mettete una cazzo di landing page con un opt-in email, cioè mettete una mail con MailChimp, no? E scrivete, guardate, se siete interessati al cicloturismo in Puglia, lasciate la vostra mail, appena siamo pronti vi avvisiamo. Se avete 1500 persone in 2 settimane che vi lasciano una mail, forse qualcosa vi sta dicendo, ragazzi, qui c'è un mercato, qui la gente è interessata, ci ha lasciato la mail, e allora, come dire, hai una maggiore confidence che forse il progetto lo puoi fare e prendi più coraggio e puoi andare da un investitore o da un ente pubblico e dire, guarda, io non ho fatto niente, ho aperto un sito web e una pagina su Facebook, qui la gente mi ha messo 5.000 like, qui mi ha messo e ho fatto 2 foto, una ripresa con un drone e una GoPro, qui ho messo una landing page con una mail, mi sembra che ci sia una certa traction. Non ho costruito ancora quello che si chiama in gergo, però oggi è una cosa troppo tecnica da darvi, il marketing funnel, l'imbuto che mi consente di passare da tutto il mio segmento target effettivamente ai miei clienti finali. Ma ho qualcosa che mi dice che la macchina può funzionare, un prodotto minimo, un prototipo che ho fatto fisicamente, che ho fatto dal vivo, no? Chiudo dicendo, nessuno vi finanzierà un'idea che ha un bel nome, che risolve un problema importante, che offre una soluzione innovativa, che ha un grande mercato, che ha dei competitor, ma sui quali voi avete un vantaggio competitivo, che è alla ricerca di un modello di business, ma c'ha già delle idee su come creare valore, come ricevere flussi di cassa, che ha già una dimestichezza sui numeri, sui dati finanziari e ha già una validazione, se poi non avete il team. Cioè, se sei tu da solo con mamma che fa del progetto e ti manca lo sviluppatore, ti manca l'uomo di business, ti manca l'esperienza con le grandi aziende perché invece il tuo è un progetto B2B, se quindi non hai il team, è molto difficile entrare in un incubatore, un acceleratore o un investitore che ti dà dei soldi. È più facile durante uno startup weekend, un hackathon,
un code motion, un evento di questi che serve a fare networking, dire ragazzi, allo Startup Weekend io ho questa idea, penso che sia figo fare delle piste ciclabili in Puglia o fare il bike sharing in Puglia in un certo modo. E chi di voi è sviluppatore? Io sono Android, io sono front-end, mi occupo del user interface, io mi occupo dei contenuti, perfetto, avete fatto il team, in 24 ore sviluppate il prototipo, vince anche un premio, cominci ad avere qualche un prototipo, un team, c'è un progetto, puoi presentarti da un acceleratore, da un incubatore, partecipare a una business plan competition, andare davanti a un investitore, scrivergli una mail, guarda io ho un'idea fica, o magari parlare con un ente della regione che vi finanzia. Ok? È andato un po' troppo veloce? Volete un attimo riprendervi? Va bene. La mia domanda era sul minimum viable product alla fine. Sì. Io quello, ve li faccio vedere. Vi faccio vedere questo che forse mi interessava di più che voi poi magari li approfondite anche da voi, da soli. Questo è il modello di business. Questo è il modello che Alex Osterwalder ha tirato fuori a 9 componenti che descrive qualsiasi progetto di impresa, dalla grande corporate alla nuova startup. Su questo poi c'è la variazione che di cui vi ho parlato, Lean Startup, che cambia leggermente alcune componenti, però vediamolo velocemente, gli ultimi 5 minuti. Innanzitutto rispettiamo chi l'ha fatto e da chi viene questo progetto. Allora, vi dicevo, Business Model Generation l'ha scritto Alex Osterwalder, in realtà è un progetto grafico bellissimo, a te Maria Domenica, a te Francesca, vi consiglio di comprarlo perché è un libro strepitoso da un punto di vista del design, è un libro fatto in co-creation con tante persone che ha un design eccezionale e ha studiato proprio l'immagine, le icone per raccontare in maniera molto forte, ha avuto successo soprattutto per la semplicità e l'impatto visivo, ok? In italiano si chiama Creare modelli di business, FAG edizione. Lean Startup è il libro che vi raccontavo, Eric Ries, e The Startup Owner's Manual è il libro di Steve Blank, che è un guru della Silicon Valley, che è dietro a tantissimi progetti di startup. Già questi tre personaggi, Alex Osterwalder, Eric Ries e Steve Blank, anche se appartengono tutti a una certa cultura americana legata a questo mondo delle startup, però sono quelli che un po' stanno guidando questo tipo di rivoluzione. E loro distinguono tra canali e prodotti. Io posso avere prodotti fisici o virtuali, canali fisici o virtuali. Un esempio è Google, Facebook, Twitter, che sono canali virtuali, digitali, su prodotti virtuali, che è la cosa più veloce, più scalabile. Devo sviluppare un software, una community, un social network, un'applicazione e ho un modello di business che si svolge tutto online, non c'è movimento di merci, produzioni, risorse, figure umane. Gli altri potete immaginare qualcosa di fisico che viene venduto attraverso dei canali come Amazon, come no, Zalando, Zappos o quant'altro e viceversa. E va bene non visualizzare più questa domanda. La loro definizione di startup è una organizzazione temporanea disegnata, progettata per cercare un modello di business ripetibile e scalabile, è quello di cui parliamo da questa mattina, quindi un modello di business che è quello che stiamo vedendo, scalabile, e vediamo che vuol dire. Il modello è, abbiamo detto, a 9 componenti. Che cos'è un modello di business? Come l'azienda crea valore per se stessa mentre distribuisce prodotti e servizi ai propri clienti. Il primo elemento, anche in termini di lettura, messo al centro è la proposta di valore, la value proposition. Qual è la proposta di valore? Siccome il modello di business racconta come crei e distribuisci valore, ok, mi dice qual è la tua proposta di valore, ok, che cosa stai costruendo e per chi? Però attenzione, loro dicono, attenzione, non dovete descrivere, no?
qualcosa che ha a che fare con la vostra idea o il vostro prodotto, ma qualcosa che, come vi dicevo prima, ha a che fare con i problemi, i bisogni che andate a soddisfare. Ok? Perché voi siete da ingegneri a volte o da amanti del design, eccetera, avete, come dire, un orientamento al prodotto, mentre bisogna avere ovviamente un orientamento al cliente, al problema e al bisogno. Ed è infatti la prima slide che vi dicevo. Qual è il problema che volete risolvere? Qual è la vostra soluzione? Attenzione al mercato, perché tutta questa parte destra è il mercato, cioè la proposta di valore, quali sono i miei clienti, segmenti di clienti, come, attraverso quali canali raggiungo i miei clienti, in che modo gestisco la relazione dei miei clienti e quali sono i flussi di ricavo che ricevo dai miei clienti, siamo tutti nel mercato. Di qua siamo tutti invece alla parte della fornitura, della produzione. Quali sono le attività chiave? Quali sono le risorse chiave? Quali sono i partner chiavi? Quali sono i costi di struttura? Cioè, che cos'è che mi serve per produrre ed erogare il mio servizio? Qui c'è il mercato, qui c'è tutto quello che c'è a monte, come produco, insieme a chi, quanto mi costa. Qui è quanto ricevo e come gestisco il rapporto col cliente. In mezzo c'è la proposta di valore. Una cosa fondamentale è a chi vendo e perché loro dovrebbero comprarmene, ok? A lui non gliene frega niente, giustamente dice, del vostro prodotto. Lui ha un problema, lui ha un bisogno, lui ha delle caratteristiche sociali, demografiche, geografiche, psicologiche. L'abbiamo visto oggi con il la coppia colta senza figli, nord europea, che cerca un luogo, guarda caso, io avevo parlato poco prima, no, della Florida italiana, cioè cerca un luogo dove passare degli anni piacevoli subito dopo il lavoro, soprattutto se non ci sono legami familiari, e si cerca un posto dove c'è una buona temperatura, un buon mangiare, dove si può dedicare alla terra e alla storia di questa terra. Ok? Quindi una fortissima attenzione al cliente, quindi all'ascolto, a capire di che cosa le persone hanno bisogno, attraverso quali canali io riesco a portare il mio valore ai miei clienti, digitali, fisici, social network, mobile, il blog, come proprio può essere il canale distributivo? Ok, chi sono? La Benetton, che ha quante decine di migliaia di negozi in tutto il mondo, sono un'azienda di macchine che vende attraverso i suoi concessionari, ma c'è anche il suo sito web attraverso il quale veicola la comunicazione, ma c'è anche le campagne di comunicazione televisive, ma c'è anche l'applicazione mobile per gestire la relazione col cliente. Quindi quali canali utilizzo per distribuire fisicamente o digitalmente il mio prodotto o per comunicare il valore del mio prodotto? Quindi attenzione, non è solo il canale distributivo, ma anche il canale di comunicazione. Se io faccio un prodotto sul cicloturismo in Puglia, penso a un sito web, a un'app mobile, a un geoblog con un sistema di georeferenziazione, a qualcos'altro, o avrò delle partnership con le aziende che producono biciclette, con la regione, gestisco la relazione con il cliente, perché la vendita, che è la cosa più importante che deve avere un venditore, un imprenditore, quindi è la capacità di vendere il proprio prodotto, non è mai un'operazione one shot, è un processo, quindi è la gestione di una relazione con un cliente che io devo acquisire, scusate, canali fisici e... La customer relationship, questo è un esempio di marketing funnel, cioè come gestisco la relazione con il cliente, che vuol dire? Come acquisisco, mantengo e sviluppo i miei clienti? Quali sono le fonti di acquisizione di traffico? Io faccio un sito web, è un'isola in mezzo a un oceano gigantesco. Se non sono indicizzato da Google, SEO, se non faccio campagne advertising su Google o Facebook, quindi advertising su AdWords o su Facebook, se non sono bravo nelle PR a coinvolgere blogger, influencer, giornalisti, quindi digital PR, se non sono bravo a organizzare eventi, a fare tutto quello che mi può portare traffico sul sito. Ma una volta che ho il traffico sul sito, ok, ho attirato l'attenzione,
ho portato persone sul mio sito, la gente entra nel mio negozio e poi se ne va. Non è successo niente, no, io devo riuscire a convertire una parte di questo traffico in clienti, ma non posso pensare che tu atterri e diventi un mio cliente. No, tu atterri e io ti do un bonus, un regalo, ti do una mappa. Ti scarichi subito una mappa in PDF delle linee turistiche, cicloturistiche pugliesi. Poi però nel momento in cui te la scarichi, io non è che te la do così, mi lasci un nome, una mail e ti scarichi il PDF. Da quel momento io posso gestire una relazione, questo si chiama customer relationship, cioè come gestisco la relazione con il cliente vuol dire che gli do valore, guarda che è uscita una nuova mappa, guarda che c'è un'app, guarda che è uscito un articolo su un blog, guarda che c'è un'offerta della masseria Lo Iazzo, guarda che c'è uno sconto pazzesco con un evento e un festival collegato, e una bicicletta a disposizione per te e un giro con amici che hanno le tue stesse passioni. Creo quel momentum particolare e quell'offerta particolare per convertire un utente che ho messo in un funnel, cioè che è diventato un utente profilato perché mi ha lasciato una mail, e poi attraverso una relazione che gestisco, attraverso un sistema di mail marketing, lo faccio diventare un cliente. Da quel momento, nel momento in cui è un cliente, io vorrei che questo cliente mi compri altre cose, mi promuova, diventi lui un ambasciatore del mio prodotto e del mio servizio, no? Attraverso i social network, diventi lui un fattore virale di crescita che mi porta altri clienti, per cui gli vendo altri prodotti o lui mi porta altri clienti utenti. Tutto questo è un corso di marketing universitario su come si acquisiscono, mantengono e fanno crescere i clienti e gli utenti online. Quindi è assolutamente una cosa che ha delle piattaforme, delle regole, delle strategie che funzionano, dei software, eccetera, eccetera. Per ora voi basta che sappiate che c'è una componente base del vostro modello di business che si chiama Customer Relationship Management, che è il CRM, che dice, guarda che è importante la tua proposta di valore, è importante la segmentazione, è importante i canali di comunicazione e distribuzione, è importante capire tu come gestisci la relazione. Con una newsletter, con un blog, con dei video gratuiti, con delle offerte che gli mando, con quello che vi pare, ok? Questa è una parte chiave, questa è la parte sulla quale si gioca il successo o l'insuccesso di un'impresa, perché puoi sbagliare a comunicare la proposta di valore, puoi sbagliare la segmentazione, puoi sbagliare i canali di comunicazione, ma se sbagli la gestione della relazione col cliente, chiudi, è la cosa che non ti fa lavorare, cioè non ti fa ampliare il tuo parco clienti. Concludiamo la fase di mercato con, ok, questi clienti devono pagare, qual è il modello? Mi pagano una subscription, mi comprano un prodotto, si abbonano, mi comprano una guida gratuita, si scaricano delle mappe gratuite e poi gli add-on sono a pagamento, sono premium, non lo so. Però devo capire come guadagno? Guadagno dalla pubblicità, guadagno da dei contenuti premium, guadagno da dei servizi collaterali che gli vendo, guadagno perché non dagli utenti ma dalle masserie, quindi dal mio modello business, perché sono le masserie che vogliono stare sulla mia piattaforma, sono gli enti, me lo finanzio perché è un progetto che ha un'utilità sociale, che aiuta delle categorie, che aiuta svantaggiate, che aiuta un territorio. Quindi qualsiasi sia il modello, io qui devo capire da dove mi entrano i soldi, ok? E con quale modalità. Banalmente, se voi siete abbonati a un operatore telefonico come immagino, o a Sky o altre cose, quello è un modello cosiddetto a subscription, cioè voi pagate 29 euro al mese per avere un determinato servizio. E quelli sono i modelli migliori. Perché quello significa che nei prossimi 10 anni voi gli darete qualche migliaio di euro a quell'utente. Quindi il vostro valore per Sky, per un operatore telefonico, perché è così importante? Non sono i 29 euro al mese, ma sono i 30.000 euro che gli date in 10 anni, ok? Cioè il valore di una macchina. E questo è il modello di revenue. Il pricing, c'è tutto, le risorse chiave ovviamente stiamo parlando possono essere finanziarie, avete una masseria bella come questa, possono essere risorse intellettuali come brevetti,
risorse umane, ingegneri, capacità di sviluppo, competenze e quant'altro, chiaramente sono gli asset della vostra azienda. I partner chiavi, non potete lavorare e fare progetti da soli come fossero dei silos, dovete fare dei progetti che vivano in un ecosistema, quindi dovete fare dei progetti creando alleanze con fornitori, con persone che sono una parte, che costruiscono una parte del vostro servizio completo, no? Della vostra componente. Dovete fare delle joint venture, delle partnership, l'avete visto. Win Business Factor è fatto con università, fondi di investimento, Google, scuole di startup, associazioni di coach, cioè non è un progetto che poteva funzionare da solo. Ok? Questo è tutto. Quali sono le attività chiave? Quali sono le cose più importanti che dovete fare? Dipende, può essere a seconda se è un prodotto fisico, un prodotto digitale, può essere la produzione, può essere nella consulenza risolvere dei problemi, possono essere tante cose. Quindi quali sono le attività chiave? Abbiamo detto che questo documento in maniera sintetica descrive come create valore per voi e per i vostri clienti e come quindi distribuite questo valore e ne trattenete una parte. Quali sono le attività chiave che dovete fare? È la comunicazione? È il sito web? È gli accordi con i servizi di bike, con le case di produzione, con la regione? È il content marketing? Sono le mappe che dovete disegnare? Ecco, questo, come dire, sintetizza un po' le risorse e le attività chiave. Infine i costi. Tutta questa parte che riguarda la produzione ha a che fare con i costi, tutta questa parte abbiamo detto che ha a che fare con il mercato, ha a che vedere con i ricavi e la segmentazione e la proposta di valore. Questo è il modello che è stato introdotto da pochi anni più o meno. All'inizio quindi sei in una fase di ricerca del modello di business e poi sei in una fase di esecuzione. Il modello di business all'inizio è alla ricerca di clienti, la customer discovery. Nel momento in cui hai i primi utenti clienti, devi validare con i tuoi primi clienti utenti il modello di business. Altrimenti hai tre opzioni. Uno, non c'è cliente, non c'è utente, la gente non si iscrive, non lascia la mail, eccetera. Uccidi il progetto. Kill, dicono gli americani. Cioè, non andare avanti, non è un progetto interessante con mercato o non hai fatto nulla di appealing rispetto alla concorrenza. Due, loro dicono pivot, attento, ti è arrivato un feedback e ti hanno detto che forse non è il modello migliore. Io ne conosco tante di startup che hanno fatto un pivot, cioè hanno cambiato, hanno ruotato, hanno cambiato il loro modello di business. Che vuol dire? Non so, insegnalo.it dice, facciamo una piattaforma di learning dove tutti i consumatori comprano dei corsi di formazione online. Nessuno se li comprava. Facciamo una piattaforma dove insegniamo a chi vuole insegnare a usare i webinar, a fare formazione online. Ok, modello di business completamente diverso. Uno è consumer, uno è business. Uno vende corsi online, l'altro vende come si fanno i corsi online, che è leggermente diverso. Però hanno fatto un pivot, hanno capito qual è il modello che li fa guadagnare, gli rende sostenibile, anche se non scalabile, il loro progetto e vanno. Poi, nel momento in cui la tua azienda supera la fase di startup, è una fase più di execution, deve crescere, deve creare tanti utenti e clienti e deve costruire ovviamente un'azienda, organizzarsi, strutturarsi per essere sostenibile. Questo processo, inutile che vada avanti con queste slide, si itera, perché chiaramente è un modello che ogni volta cambia sulla base del cambiamento del mercato, sulla base di quello che accade dinamicamente. E con questo siamo arrivati alle 17:52. Siamo stati quasi precisi. Fra 8 minuti inizia la partita dell'Italia. Avete quindi 3 minuti per fare le ultime domande e poi salutare la nostra platea di 500 persone in video streaming e raccontarci il resto delle cose davanti con una birra davanti a una partita. Vi è chiaro un po'? Siamo andati un po' veloci perché avevamo poco tempo, abbiamo chiacchierato tanto, abbiamo parlato stamattina un po' più di coaching, oggi pomeriggio un po' più di startup e di modelli di business. Vi rilascio brevemente queste che erano la sequenza giusta, sarebbe stato interessante, forse lo potete fare, io vi posso
aiutare successivamente, provate a sviluppare per i progetti di cui abbiamo parlato oggi a pranzo un tipo di presentazione di questo tipo e esercitatevi anche sul canvas di Alex Osterwalder. Per chi ha curiosità, compratevi i libri, sono interessanti, quello di Eric Ries, di Alex Osterwalder, Lean Startup, Business Model Canvas, eccetera, eccetera. Sulla parte marketing, noi abbiamo scritto questo libro, si chiama Social Media Marketing di Epli, e c'è tanto, è un libro anche un po' accademico, universitario, però ci sono soprattutto tante risorse gratuite in rete, quindi probabilmente è la cosa più interessante. Se avete anche idee che volete candidare alla Win Business Factor Competition, alla Win Startup Award, fatelo. Sappiate che io vi seguo da dietro perché sono, diciamo, il project leader di questo incubatore virtuale. Se venite a Roma, venite a trovarci in questi spazi, al secondo piano della stazione Termini, e fate questo progetto interessante qui di cui parlavamo oggi, questo incubatore, acceleratore, luogo di accoglienza turistico evoluta, bike munita, geek addict, no? Vi vedo sconvolti. Anni 90. Ci sono domande? Tantissime, magari ci prendiamo un altro appuntamento. Prendiamo un altro appuntamento e vengo a ritrovare. Bene, grazie. Ci facciamo una pausa. Ci facciamo un applauso. Bravi, l'abbiamo fatto.